Dal 23 al 26 ottobre a Milano si è tenuta Meccatronica, la mostra delle tecnologie per la produzione industriale. Robot, automazioni, sistema di visione e controllo, capace di ottimizzare il processo produttivo. Protagonista della mostra, 180 imprese. Andiamo a scoprire la fabbrica del futuro. L'azienda nasce come produttrice di automazione, quindi di handling nella fattispecie. Poi negli anni si è evoluta in diversi settori, nel settore dell'elettrico con una serie di sensori e nel settore dello stampaggio a materie plastiche con una serie di componenti legati all'estrazione del pezzo stampato dalla pressa. Negli ultimi anni abbiamo poi portato quello che è il componente di automazione elettrica da una trasmissione, da una movimentazione pneumatica a una movimentazione elettrica, quindi con tutta la gamma definita meccatronica. Quindi oggi Gimati presenta alla Fiera della Meccatronica un panorama, una serie di prodotti che vanno da una serie di pinze, possono essere parallele, angolari, radiali, corsa lunga, corsa breve, adattatori rotanti, tavole rotanti e attuatori lineari tipo slitte o guide lineari di circolosfere con trasmissione a motore lineare, quindi un panorama completo di quello che è oggi la meccatronica nella fattispecie. Noi abbiamo visto che a parte la quantità di contatti, la qualità dei contatti è stata buona, cioè persone che sono venute in fiera a cercare argomenti e soluzioni tecniche legate alla meccatronica. Quindi molti clienti sono arrivati e ci hanno richiesto documentazione, ma ci hanno sottoposto dei quesiti tecnici e quindi delle applicazioni vere e proprie. E questo è per noi sicuramente fondamentale.